Ok, ciao ragazzi, come vedete qua questo vetrino è danneggiato. Allora, adesso vi farò vedere la modalità di sostituzione solo vetrino. C'è anche il vetro, ma questo qua sarà un altro video. Premesso che per fare questo lavoro bisognerà aprire e rimuovere la fotocamera. Per questo dovete andare a vedere questo video che c'è qua in firma, come rimuovere la fotocamera. Lo faccio per sintetizzare il video. Detto questo, passiamo al video. Come al solito vi ricordo di, se volete ringraziare comunque il video, se vi fa piacere, iscrivervi al canale, lasciare un like al video e di scrivere nei commenti le vostre difficoltà. Ricordatevi, dovete aprire e smontare la fotocamera, quindi per questa operazione nel video che trovate qua sopra o in firma nella descrizione. Oltre a questo, nella descrizione troverete anche il vetrino in vetro, non in plastica, quelle porcate che si trovano, quindi il ricambio valido per questo tipo di telefono. Passiamo al video.